Allora, ciao ragazzi, oggi andiamo a smontare delle ciocche di un corso che abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato due tipi di ciocche, una ciocca a cilindro e una piatta. Sapete che quella a cilindro, quando facciamo un'indagine conoscitiva della cliente come si tocca i capelli, da vedere se usa le mani come un rastrello o come un accarezzamento. Da quello nasce come montare la ciocca. Ma oggi noi andiamo a smontare queste ciocche di capelli. Abbiamo l'allievo ha montato fluida la ciocca senza spostarla in alto per fare la fontanella. Adesso noi andiamo a eliminare con un solvente naturale e ci aiutiamo con una pinza. Andiamo a pigiare prima da una parte e poi la leghiamo un pochino dall'altra. Ok? Come vedete, il polimero si è schiarito e quindi noi possiamo tirare la ciocca per sfilarla. Eccolo qua. Perfetto. Allora, nel momento che abbiamo realizzato questo, abbiamo bisogno del pettine, un pettine stretto per finire nuovamente di togliere il polimero. Come sempre, avevo il pettine in mano, poi l'ho messo nuovamente nella cassetta. Eccolo qua. Vedete come si toglie benissimo senza alterare i capelli, maglia piccola, ecco, perfetto, è stata tolta nuovamente senza spezzarli. Quindi chiamiamo del prodotto specifico, ognuno possa sceglierlo, io mi trovo bene con questo spray, però c'è anche il gel, allora il togliere ne proveremo anche l'altro, prendendo sempre la pinza e facendo una leggera pressione sul cilindro o muovendo anche l'estremità a circolo per aiutare a sgretolare il polimero. E uno può anche tenere con la pinza specifica, tirare e sfilare i capelli per poi rifinirlo in polizia. Allora, una cosa importante, quello che vi consiglio, che non lasciate nessun residuo. I capelli devono essere pettinati bene e devono essere fluidi. Perché se rimane un pochino di prodotto, la cliente gli si spezzano i capelli. Quindi pettinate, ripettinate e siate sicuri di aver tolto i residui della cosa. Allora io continuo, così possiamo, vi consiglio di scaricare il corso base Station, dove ci sono molte cose da imparare, sia leggendo, ma poi c'è anche i video che ritroverete poi in una pagina specifica e dentro il libro c'è questa opportunità. Eccolo qua, vedi come si sfila bene? Perfetto. Quindi adesso e ci vediamo.